Come? Ieri è arrivata la sentenza sui consiglieri regionali dell'ultima legislatura che l'ha visto presidente. Ma poveretti, voglio dire, è vero che, voglio dire, la lettura che veniva fatta universalmente in tutte le regioni italiane era quella. Infatti io vedo che in altre regioni, per colpe, virgolette, analoghe, identiche, ci sono state assoluzioni. Voglio dire, in Piemonte i consiglieri regionali sono stati assolti. Questo per la, come dire, ovviamente escludendo i casi conclamati di truffa che si sono realizzati anche in Lombardia come in altre situazioni. Ma quando dei fondi sono stati utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali, quindi è chiaro che se un gruppo politico fa un convegno, invita nella sede della regione una serie di esponenti della società civile o del mondo produttivo e a fine convegno offre un pranzo, le spese per il pranzo sono spese politiche, per l'organizzazione politica. Comunque mi auguro che dopo questa sentenza di primo grado ci possa essere una valutazione più serena, perché salvo, ripeto, i conclamati casi di truffa che sono inaccettabili, se uno compra le creme per il corpo o cose di stretto uso personale, queste chiaro che sono spese indebite, ma se per l'organizzazione di attività politiche o di attività che fiancheggiano le realizzazioni politiche, almeno erano legittime, poi sono state del tutto annullate, quindi oggi neppure quelle possono essere utilizzate. Senta, Berlusconi ha detto che sente lo stesso clima del 94, è così, e cosa ne pensa della ricandidatura di Berlusconi? Ma io penso che la candidatura di Berlusconi fosse inevitabile. Come dire, applaudo il coraggio di quest'uomo che ha i problemi di salute che ha e che comunque sa tirar fuori ancora delle energie per porsi dentro un'ottica di impegno politico tutt'altro che facile, tutt'altro che semplice, per una campagna elettorale europea. Io ne ho fatte due, vi assicuro, che chiedono un impegno straordinario. Però il centrodestra professa cambiamento ma ripresenta ancora Berlusconi. Questo è vero e questo fa parte anche del fatto che Forza Italia e Berlusconi non hanno saputo realizzare quel rinnovamento che ogni forza politica deve saper realizzare. Voglio dire, anzi, quando nascevano personalità capaci di portare avanti con spirito ed età più giovanile gli stessi ideali di Forza Italia, spesso sono stati fermati. Sento sulle polemiche di Salvini che indossa le divise, si sente sotto attacco? Ma francamente Salvini mi pare esagerare, nel senso che un conto è quando va in visita i soldati su un fronte di guerra indossare la tuta mimetica, un conto è una volta indossare in segno di simpatia una divisa, ma andare in giro vestito, addirittura andare in visita in un paese straniero indossando, questo francamente mi sembra una cosa fuori luogo.